I consiglieri della provincia di Vibo Valentia nell'ultima seduta hanno fatto mancare in aula il numero legale, non consentendo così di approvare in consiglio il piano di dimensionamento scolastico redatto dall'ente intermedio, in segno di protesta contro gli indirizzi nazionali e regionali che penalizzano fortemente il territorio, facendo passare da 32 a 21 le autonomie scolastiche. Indubbiamente le proteste degli ultimi giorni di sindaci, dirigenti scolastici, professori e alunni hanno fomentato le polemiche intorno alla questione, che non riguarda solo il Vibo, ma l'intera regione. Ahi noi, tutte le regioni abbiamo subito dei tagli ministeriali, delle riduzioni di dirigenti scolastiche che non significa assolutamente soppressione dei plessi, ma significa assenza di dirigenti scolastici e di SGA molto importanti per i territori. Noi con le nostre linee guida regionali approvate dal Consiglio abbiamo cercato di tutelare i territori, tutelarne i bisogni, demandando agli enti provinciali, la cui competenza è riconosciuta dal 112 del 98, quella di individuare le autonomie laddove maggiori sono i bisogni dei territori. Io ho invitato e continuo a rinvitare tutti quanti gli enti alla concertazione, alla negoziazione, perché ascoltando i territori, quindi partendo dal basso, dall'ascolto dei dirigenti scolastici, dei sindaci e quindi del territorio tutto, si può veramente razionalizzare in maniera funzionale, in maniera efficiente la rete scolastica, perché io dico sempre dobbiamo essere i protagonisti del cambiamento, non dobbiamo subire un dimensionamento in termini ragionieristici impostici dall'alto, dobbiamo lavorare con serietà, responsabilità, e quindi io mi affido alla responsabilità che appartiene in questo caso agli enti provinciali affinché ascoltando i territori riescano a dipanare le tante proteste legittime che fuoriescono e provengono dai territori. Però ad esempio in provincia di Vibo Valentia il piano di dimensionamento è stato bocciato in consiglio provinciale. Mi diceva il Presidente che si dovranno reinsediare, ma è una prerogativa loro, per questo io dico cercate di ascoltare i territori, confrontatevi, mi ha assicurato il Presidente Landolina che si reinsedieranno, perché diversamente dovranno subire un commissariamento, che è quello che tutti quanti noi cerchiamo di scongiurare, perché lo ripeto, non è la Regione ad avere voluto il dimensionamento, è una legge di Stato, è la legge di bilancio, la 197 del 2021. Che segue la logica del PNRR, per cui l'alternativa è quella, come ho detto poc'anzi, di subire dei tagli in termini ragionieristici, per cui laddove c'è il confronto, laddove c'è l'ascolto dei territori, si riesce ad ottimizzare gli interventi agendo in maniera funzionale appunto a quelli che sono i bisogni. Quindi io sono certa che, come ha detto poc'anzi il Presidente Landolina, si reinserieranno ascoltando le parti. Parti significano soltanto il Consiglio nella sua maggioranza e minoranza, ascoltando soprattutto i territori.